Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Wolfenstein The New Order. Bene, andiamo pure avanti e vediamo un po' cosa dice. Raid aereo su Berlino. Berlino, 17 marzo 1943. Ieri notte un bombardamento aereo della RAF ha danneggiato diversi quartieri residenziali nel centro di Berlino. Il raid ha causato grossi incendi. Ha causato grossi incendi che alcuni testimoni descrivono come un mare di fiamme che avvolgono diverse cose. Primi rapporti parlano di una decina di vittime civili e di svariati feriti. Molte persone risultano ancora disperse dopo aver cercato rifugio dalle bombe. Brutta storia. Brutta storia. Vediamo un po' di prendere tutto. Da qui sono venuto. Sì, sono venuto da qua. Di qua non si può andare. Che cazzo? Era quello. Sembra. Scusate, vediamo. Un'armatura. Buona. Ok, andiamo pure. Vediamo se c'è qualcosa qua. Non c'è niente. Qua non si può andare. La mappa ovviamente non dirà niente, vero? C'è solo l'obiettivo e basta. Uno degli obiettivi. Scusate, non me lo dà. Ok. Vediamo cosa succede. Quindi riempi per salire il livello dell'acqua. Da dove viene tutta quest'acqua? Ok. E questo è il massimo. Bene, potrei anche andare direttamente da qua, eh. Oh, c'è qualcosa qui. Oh, la mappa, Dio si l'ho dato. E mi fai vedere qualcosa nella mappa? Mi fai vedere tutto quello che c'è, ovviamente. Però non quello che mi manca. Vabbè, già qualcosa, quindi... Quindi niente, mi mancano sempre le solite due cose, la lettera e questo. Però la mappa non mi dice un cazzo di niente. Che peccato, speravo in qualcosa di più bello. Questo ci si arriva ma dopo. E quindi va bene, dai, usciamo, andiamo via. Devo andare anche da di qua, perché in fondo qua c'è l'acqua, non posso farci molto. Quindi andiamo qua, il mio aliante scave fossili, come si chiama, è qua. Quindi dove devo andare? Adesso andiamo a prendere prima questo. Cosa alla volta. E 50, quello dovrebbe essere grosso. 100 infatti. Ok, vediamo se trovo qualcos'altro. Non c'è nient'altro. Nient'altro, vero? Adesso ci guardo, perché ragazzi non ci torno più qua. Quindi bisogna che ci guardi bene. Va bene, non c'è niente. Allora devo andare esattamente dritto per dritto. Quindi andiamo un attimo a prendere questo. Che quindi non è qua che devo andare. Oddio, veramente dovrei andare qua. Effettivamente. Vediamo un po'. Scusatemi tanto. Mi attraverso tutto il mondo. Allora. Qui ci sarà qualcosa. Dunque, devo andare dritto per dritto. Qui a destra non si può, a sinistra non si può. Di qua non si può, a destra non si può. Ok, va bene, andiamo avanti. Quindi presumo di sopra. Vediamo un po' se è vero. Ok, sono qua. Devo capire esattamente dove devo andare. Allora, di qua, di qua. Vediamo se è vero. Sì, perché di qua cosa ci sarebbe? Un cazzo? Di qua cosa ci sarebbe? Tornerei soltanto indietro. E quindi non ci dovrebbe essere niente. C'era una zona. Allora, c'era una zona che... Scusatemi, però c'era una zona che vi ricordate che c'era... C'era preclusa, che era questa. Siccome adesso possiamo andarci, vorrei vedere se ci fosse effettivamente qualcosa. È aperta, perché non andarci? Vediamo un po' cosa succede. Siccome è aperta, vedete, è quella porta famosa che non riusciamo a aprire. Qui non sembra esserci nulla. Qui si ritorna là. Quindi non c'è niente. Cioè, probabilmente c'era qualcosa, ma l'avevo preso nell'altra trail. Tanto è l'unica spiegazione che mi viene in mente. Vedete? Va bene, andiamo pure. Scusate, devo capire se effettivamente c'era, ci fosse qualcosa o meno. Quindi, sì. Va bene. Abbiamo fatto. Dunque, di qua. No, di là. Da che ce la fai, ce l'abbiamo fatta. Andiamo pure a tutta randa. E siamo a posto. Qui possiamo scendere. Perché tanto non si va di sotto, vero? Non si va. Andiamo di sopra. Ti fai andare? No, perché c'ho il mammut davanti. Ok, andiamo. Forza, Blaskovic, fai qualcosa. Vai sopra, grazie. Grande così.
Raggiungi la piattaforma. Adesso la raggiungo, non ti preoccupare. Scusate, ho sbagliato il pulsante. Ok, guardiamo bene, perché tanto lo sapete che... Però ho preso la mappa e la mappa non dice un cazzo di cose nascoste, robe del genere. Ben fatto, William. Grazie. L'aliante subacqueo non può procedere oltre. In questa ultima sezione dovrai nuotare. Le catacombe sono vicine. Allora, ragazzi, ci sono due posti da andare. Come faccio a sapere qual è quello giusto? Questo è chiuso e quello è chiuso. Ci provo, eh. No! Ha sbattuto. A 11 anni attraversai il lago Forney per una scommessa su un soldatino. Ma non era così buio. Ha sbattuto, avete visto? Che cattiveria. Vabbè. Vediamo un po'. Perfetto. Andiamo anche qua. Spero di avere abbastanza ossigeno, eh. Dovrei avercelo. Ok, altre. Fantastico. Allora, uno mi è strano perché non è andato là dove doveva andare. Dai, sali però. Ok. Uno è andato avanti. Ok, andiamo pure a vedere. Non so effettivamente dove vada questa mina. Ok. Va avanti laggiù. Che sia qualcosa laggiù. Vedete? Ha aperto qualcos'altro. Io sono qua. Allora, andiamo a vedere. Tanto questo l'ha aperto ormai. Quindi noi siamo qua, ci vediamo a vedere. Perché non mi ricordo effettivamente se... Oddio. Energia, vieni da me, grazie, molto gentile. Cioè, che corrente c'è? Dai, vai! Oh, cavoli. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Non c'è un cazzo di niente, ragazzi. Non c'è mai niente qua. L'ho spulciato bene con l'altra trail. Però sapete, a volte può succedere che qualcosa l'abbia perso. Sì. Questo ci voleva Wyatt. Allora siamo a posto. Qua siamo a posto. Quindi non c'è niente qua? A quanto pare ho già preso tutto. Peccato, mi sarebbe piaciuto, ma d'altronde... A meno che non c'è qualcosa di sopra, non c'è un cazzo di niente, va bene, di sotto non si va. Vabbè, andiamo. Andiamo verso la prossima. E qui c'è qualcosa. C'è un'apertura, me la ricordo questa apertura, che c'ero andato perché c'era qualcosa, ma non mi ricordo se c'era qualcosa. Allora, se andiamo dritti... Non andiamo nell'obiettivo nostro. Ok, allora andiamo dritti. Perché così non vado all'obiettivo. Vado da un'altra parte, va bene. Dopo l'obiettivo di sotto. Quindi ci andiamo. Adesso mi voglio limitare a vedere se qua c'è qualcosa. Perché qua abbiamo aperto. A 32 anni. Nuotai nel pozzo nero sotto il laboratorio di Dead Set. Ma non era così sporco. Allora, vediamo questi filmati, li vorrei vedere prima che scompaiano. Perché dopo passano quella dopo, eh. Allora. Vediamo se posso andare sotto per vedere qualcosa. Allora, per il momento no. Non si vede un cazzo. Allora, dove sono? Ci posso arrivare lo stesso. Al coso. Allora, fatemi vedere. Qui si aprirà. Ok, ci vado dopo, non c'è problema. Allora, vogliamo vedere se qui c'è qualcosa. Vai giù, grazie. Non c'è niente. Non c'è niente. Quindi, da quello che ho capito, qua ci si va... con la porta. Devo fare un po' di prova. Adesso apriamo qua la porta, vediamo dove va. E poi off camera vado un attimo di là a vedere se riesco a passarci in qualche modo. E siamo a postolo. Non me l'ha dato? Ok. Fatemi vedere. Sì. E dov'è esattamente? Dove sono? Perché voglio capirci. Sono qua. Se io fossi andato da sotto, probabilmente sarei passato da qua. È da capire, ragazzi, è da capire tutto. Poi devo capirlo, perché così non capisco un cazzo. Allora, William, fatti... le catacombe si trovano sopra di te. Sono ancora questi i primi, dopo ci guardiamo. C'è un ascensore che ti porterebbe direttamente nel deposito delle armi. Ok, abbiamo capito. Allora, adesso ho capito che questa è la direzione definitiva. Voglio andare a vedere. C'è qualcosa qua?
se c'è qualcosa di là. Quindi vado un attimo off camera, vado là dove vi ho detto. Poi devo vedere anche qualcosa sotto, devo vedere un sacco di cose. Vado off camera per andare a vedere là sotto quel buco di prima che abbiamo visto. E ci vediamo fra poco. E infatti ragazzi sono sbucato qua, quindi non c'è problema. Dai, probabilmente c'è buonanotte, non riesco più a parlare. C'era qualcosa, ma qui non lo so effettivamente cosa c'è. Voglio anche guardare qua perché non si sa mai. Magari dai, oh, c'è qualcosa di buono. Non mi sembra di vedere nulla. Probabilmente sono venuto anche qua con l'altra try. E quindi sì. Comunque saliamo, vediamo un po'. Oh, guardate. Oh, che cosa gradita. Uno di questi almeno l'abbiamo trovato. Dai, almeno... almeno quello. Sono abbastanza contento. Dai, alla fine l'esplorazione paga sempre. E sono contento così. Va bene, vediamo cosa c'è. Non si vede un cazzo, ragazzi. Dio, sì. Che bello. Un altro, dai. Sono contentissimo. Alla fine ho fatto bene a venire qua. Non si vede altro. Alla fine abbiamo trovato due item, eh. Non è che ci possiamo proprio lamentare a schifo, eh. Perché non è andata malo malo. Qui non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. Bene, dai, sono contento. Ne abbiamo trovati due, quindi probabilmente ho perso soltanto la lettera, che non riesco mai a trovarla. Due di questi. La lettera di questi e uno di questi. Questi li ho ascoltati, eh. Sono interessanti, sono molto belli. Ma comunque nella scorsa try l'abbiamo fatto, quindi sì. Vai, andiamo. Madonna santa. Oh cazzo. Aia. Cazzo, me l'ha consumato tutto. Eccellente, capitano Blazkowicz. Ti trovi nel deposito delle armi. Siamo alla seconda fase del piano per accedere al rifugio subacqueo di Set. Nel deposito di munizioni c'è un treno. Il treno è già carico. Armi da fuoco, proiettili di artiglieria, siluri e altro da distribuire alla macchina bellica nazista. Fantastico. Tu dovrai rubare il treno. Le armi serviranno a rafforzare i nostri uomini, ma il vero obiettivo è quel carico di siluri. I siluri ci permetteranno di abbordare e conquistare un sottomarino nazista. Ma una cosa per volta. Ruba il treno. Ok, ho capito tutto, stranamente. Ho un potenziamento, che cosa bella. Portalo nella stazione sotterranea. Scusate, adesso lo sento. È stato potenziato con un'unità Tesla che altera la frequenza dei raggi per colpire i bersagli meccanici sulla propria torre. Questo qui invece era subacqueo? No, il Tesla... dove lo trovo sto coso? È la LVK. Era strobo l'ultimo, che diceva che con una luce straordinaria la lama modulo sembra emettere un lampo di luce che cercate disordina temporaneamente il bersaglio. E questo in cui uso il Tesla. Unità Tesla che altera la frequenza dei raggi per colpire i bersagli meccanici sulla... questo quindi è buono. Abbandonata a nord delle catacombe. I nostri ti aspetteranno lì. Una volta sul posto, Klaus ti fornirà ulteriori dettagli. Oh, bene. Ah, bene. Ottimo, finalmente qualcosa. Questo, no, devo fare forza così. Va bene, non importa. Cazzo, vuoto. Probabilmente c'era qualcosa che ho già preso nell'altra try, perché sennò non avrebbe senso. Ok, carichiamo. Si carica anche in fretta, sono contento. Oh, sono contento di aver trovato. Quasi. Ma come fa a non salire qui sopra? Ma certe volte proprio non lo capisco. Certe volte proprio non lo capisco. Ok, l'ho preso. Scusate, ma non mi faceva andare in un posto così. Boh, non lo capisco. Vabbè, cos'altro c'è qui? Un coltello, mi fa piacere. Queste sono già pieno. Vediamo se qui non mi fa salire più. Cioè, sono diventato un rincoglionito vecchio, che non riesce più a fare un cazzo. Allora, qua non c'è niente. Qua adesso aprirò, non vi preoccupate. Una corazza, ma sono pieno. Questo non si rompe, chissà perché, non si sa. E basta, tutto qua. Beh, tutto qua, abbiamo fatto una bella cosa, eh. Io non mi lamento. Vediamo se c'è qualcosa di particolare. No, non c'è niente. Ok, apriamo. Fantastico. Allora, di là e di qua. Prima vorrei andare di qua per vedere se c'è qualcosa. Comunque la mappa ce l'ho e mi dovrebbe dire qualcosa la mappa. Soltanto il tragitto. Qui c'è qualcos'altro da collezionabile e siamo sempre in questa zona e questa è ancora la sollecitazione 1, sì. Devo trovare questo e sono abbastanza sicuro di trovarlo perché comunque è con Fergus e con White non c'era. Questo invece non ne sono sicuro, neanche gli altri. Però dai, faccio quel che posso, ragazzi. Faccio quel che posso. Andiamo pure. Di armi cos'ho? Una pistola silenziata che voglio usare.
Però magari se me lo dai silenziata è meglio, grazie, molto gentile. Qua non si può andare. Qua non si può andare. Andiamo un pochino veloci. Qua non ci può andare. Ok, vai. Proviamo. Ha salvato, sono contento. Io al massimo continuiamo da qui. Allora, ci sono tre vie. I comandanti me li fai vedere bene. Allora, di là, visto che c'è niente, voglio andare a vedere se c'è qualcosa. Che non si sa mai, magari troviamo qualcosa di utile. Dovrei esserci andato, perché io li faccio di solito queste cose qui. Però, non si sa mai. Magari c'è quella cosa che si fa con Fergus, da scassinare, eccetera. Ok, quindi qui l'abbiamo esplorata tutta. Sì, non è più grigio, diciamo. Ok, ok. Mi ha visto. Porca vacca. Volevo esplorare per vedere se c'era qualcosa, ma non c'è problema. Io me ne vado un attimo via. E siamo a posto. Tanto lui comunque è una femminuccia e non riesce a salire. C'è incredibile, eh. Prima riuscivo a saltare i fossi proprio. Ok, non mi ha tolto niente. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Teoria non dovrebbero vedermi, eh. Dovrebbero essere solo allertati e venire verso di me. Però non vedo nessuno. Ok, vedete che uno è in allarme. Sta arrivando. Ok, andata. Si sta avvicinando tanto un comandante. Eccolo. Non ci credo, tutti e due? Ma guarda che botta di culo. Non ci posso credere. E ho fatto anche silenzio. Ma guardate voi. Cioè, io non ho parole. Sono contento, per carità. Però, insomma, sì. Ok, andiamo pure a questa, che è quella mia, che sta diventando preferita. Ho poche munizioni, però non vedo niente. Vedete voi qualcosa? Sì, c'è uno che spara all'impazzata. Però adesso, non essendoci più i comandanti, è diversa la cosa, È diversa, perché non mi avverte nessuno. Io vado in senza problemi. Vediamo se c'è qualcosa qua da prendere. Guardate, non ci credo. Che cosa bella, va dai, ne manca uno. Che cazzo? Mi ha visto? Mi dispiace. Oh, l'ho preso. Ok, questo è andato. Poi, silenzio, mi raccomando. Adesso vado qui di sotto. Silenzio. È stato bellissimo. Altri? Ah, è lì. Oh, ciao. No, cane di merda. Ma va a fangulo. Sto cazzo di cane di merda. Che gli venisse un bene. Porca miseria, sto cane mi ha rovinato tutto. Non mi piace giocare così, però ormai fatto, e amen. Questo era carico, non me lo ricordo neanche più. Sì, era carico. Ok, andiamo così. E siamo a posto. Andiamo a prendere un po' di munizioni, perché ne ho bisogno. Questo non aveva munizioni. Era un poveraccio. Qua c'era qualcosa. Adesso salta come una gazzella, eh. Ok, siamo a pieno regime. Vediamo un po' qua cosa c'è, visto che ci siamo. Io lo aprirei, perché potrebbe essere ovunque questo... Ah, me lo vuoi aprire? Ok, questo mi va bene anche. Questo qui mi va bene. Vediamo se c'è qualcos'altro. C'è tanta roba. Allora, vediamo un pochino. Munizioni. Non si rompe questo? Ah, ecco, dicevo. Non c'è niente. Ok, mi va bene lo stesso. Questo non c'è niente. Allora, qui intanto mettiamo questo, per carità di Dio, perché sennò può succedere un casino. Vediamo un po' di esplorare tutto. Perché qualcosa sicuramente troverò. Sono abbastanza sicuro che qualcosa lo troverò. Dai! Mamma mia, che tristezza. Allora, ok, munizioni. Coltello. Munizioni. Qua c'è questo da ricaricare, siamo già a postolo. Qui non c'è altro. Qui non c'è altro, vediamo se c'è qualcosa qui. Non c'è altro. Ok. Qua lo sappiamo bene cosa c'è, perché abbiamo già giocato. Vediamo un po'. C'è un coltello o no? Mamma mia. Bello, mi piace. Qui c'è qualcosa. Qui c'è una cassa di quelle là. No.
Non c'è nient'altro. Fatemi vedere se c'è qualcosa. Sì, una cassa lì. Ah, le voglio aprire tutte, ragazzi, perché non so effettivamente cosa aspettarmi. Quanto difficile sia la cosa, quindi è meglio farla con calma. Tanto, ragazzi, chi ci corre dietro, insomma. Non è che dobbiamo fare a gara, eh. Io, cioè, lo dico. La gara chi fa prima. Non si gioca così, si gioca per divertirsi. Allora, vediamo un po'. Siamo a 92, dai, ormai sono pieno. Poi avete visto che ho trovato quello che non avevo trovato l'altra volta, quindi sono già contento di molto anche. Vediamo un po'. Questo è a health. Sì, ma questo coso mi dà i nervi. Non c'era niente? Possibile? Non è la prima volta che mi dice che non c'è niente e poi c'è qualcosa. Lo sapete, tanto è già successo. Vuoto. Vuoto. È proprio vuoto. Vabbè, andiamo qua. Una bomba mi fa piacere. Questa rompiamo. Un'altra bomba mi fa piacere, almeno so dove sono. Rompiamo anche qua. Niente. Proprio vuoto. Va bene, qui vedete che c'era la bomba. Va bene lo stesso. Quando, a proposito di bombe, devo usarla per... E poi devo usare quelle... Oh, doppie armi, dicevo. Io penso che ucciderò qualcuno, perché sto cazzo di coso che mai non va, sei maroni. Ok, non c'era niente. Allora, altro. Sembra che non ci fosse niente. Non mi fa più entrare, qui l'ho fatto. No, quindi lo facciamo, vediamo cosa c'è. Scudo. Ok, così siamo a 100. E questo mi va anche bene. Qui c'era qualcos'altro? No. Questo è il treno che dobbiamo rubare, vero? C'è qualcosa qui? Soltanto rubara, non c'è niente di che. Questo interessante, perché era interessante. Questo abbiamo detto, non mi ricordo qua, lo rifaccio, ma presumo di sì. Oh, c'è solo quella cosa lì da fare, ma poi ci sono altri posti, eh. Non è mica finita lì, eh. Qui sotto vediamo bene, perché non si sa mai, abbiamo già trovato una bella cosa. E adesso dobbiamo andare là. Questo l'ho fatto? Non lo so. Ok, la matura che ci può servire dopo. Allora, devo andare di sopra. Mi ricordo che c'era qualcosa sopra. Però non mi ricordo se si aprirà. Ah, si aprirà poi. Quindi dobbiamo andare qua. Prepariamoci, ragazzi, eh. Prepariamoci perché sarà dura. Devo avere un'arma. Vorrei provare a usare quella doppia, ma non lo so. Ok, andiamo. Ok, con calma, ragazzi, lo facciamo con molta calma. Dobbiamo difendere la testa. Ok. Ok. Tanto lui va lì. Dai che ce la facciamo. Non dobbiamo prenderci dal panico. Dobbiamo prendere sempre la testa. Ecco qua, questa l'abbiamo fatta. La testa è pronta. Ecco, vedete, ce l'abbiamo fatta. Ho sprecato un po' di munizioni, ma di pazienza. Almeno ce l'abbiamo fatta. Ecco, vedete, non era tanto difficile. Benissimo. Ho preso, perso un po' effettivamente di... ne ho perso tanto di coso. Qui c'era l'health. Madonna, sti cosi. Dunque, le armature, dove le ho messe? Vatte a ricordare adesso. Le ho lasciate dietro apposta, ma non mi ricordo più dove sono. Sarebbe utile usarle, ma adesso non sto a cercarle, perché effettivamente non so dove siano. Vabbè, forse qui c'era qualcosa. No, non c'era niente. Vabbè, andiamo pure, dai, pazienza. Adesso possiamo entrare. Speriamo bene. Che Dio ci aiuti. Aspettiamo che apra tutto. Poi entriamo col super mitra. Ok. Ok, vai qua. E piano piano mi... Ok. Adesso facciamo così, perché questo ci servirà. Ok, adesso piano piano, piano tutto, ragazzi. Oh, questo mi serve. Ok. Benissimo. Che cosa gradita. Oh, vedete che è servito a qualcosa. Questo alle altre non mi interessa. Siamo a 170. Ricordiamoci che qua c'è un potenziamento da qualche parte sparso per il mondo, però lo vorrei tanto prendere. È interessante.
Questo è alto sempre, sì. Ok. Ok, questo mi interessa. Questo mi interessa. Questo mi interessa. Oh, che cosa gradita è bella. Vediamo se qui c'è qualcosa. Effettivamente c'è un fucile. Delle granate che non ho bisogno di quelle. Qui c'è qualcosa. Non si rompe. Se lei altro l'ho visto, non sono cercato così a questo punto, fino a questo punto. Però comunque ci sono due strade, una di sotto e una di sotto. Oh. Allora, andiamo a vedere. Dov'è che dobbiamo andare? Comunque adesso ci salutiamo, ragazzi, perché ho fatto un video già troppo lungo. Ok, bella così. E qui andiamo a vedere, perché c'è sicuramente qualcosa, ma che avrò già fatto. Molto probabilmente nell'altro. Bello. Mi piace, mi piace. Mi piace tanto. Ok, andiamo pure. E adesso ci salutiamo, aspetto che salvi, così almeno siamo a postolo. Perché effettivamente noi dobbiamo andare qua. Sì, dobbiamo andare qua. Se no... c'è qualcosa lì? Dovremmo andare là. Cosa c'è lì? Ah, l'obiettivo, scusatemi, sono proprio rincoglionatico oggi. Vado a vedere l'ultima cosa e poi ci salutiamo, è promesso. Qua, devo andare giù qua perché c'era l'altra strada. La vedo un attimo e poi siamo a posto. E ci salutiamo. Cosa c'era qua? Layout, ok. Andiamo a vedere qui e poi siamo a postolo. Sale le scale. Qua abbiamo visto, saliamo le scale, ma a questo punto penso che non ci si possa andare da nessuna parte. Si aprirà po... ah, interessante. Ah, l'ho aperta io, quindi va bene. Mi sta bene, mi sta bene. Ok, dai, arriviamo all'obiettivo e ci salutiamo. Andate qua l'obiettivo. Questa non te la fa aprire, vero? No, non me la fa aprire. Ok, andiamo. Ma qui si può scendere. Dove andiamo? Oh, che gusto, che gusto, che gusto. Non c'è altro, vero? Peccato, perché avrei avuto... siamo 94, dai. Non siamo... che cazzo è? Messi malo. E abbiamo anche una bella arma, quindi sì, insomma, va bene. Di qua, che penso. Ma di qua sono venuto. Di sopra. Di sopra. Non mi ricordo più, ragazzi, scusatemi. Non mi va più il mouse. Ok, andiamo. 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 Oh, bene, dai. Vediamo se c'è qualcosa qui che mi sfugge. Qua sono andato. Qua c'è un coltello. Ok, l'ho preso. Mi fa piacere. Ne ho 4. Quindi posso provare a usare. Vedete che qui c'è un obiettivo. Adesso ci vado, ragazzi. Un attimo solo. Un attimo solo. Non c'è niente. Peccato, non è che qua si è aperto qualcosa, non ancora, ma ci apriranno delle porte. Perché sono sicuro abbastanza che sia di qua, da queste parti qua, qualcosa di buono. Ok. Ok, interessante. Allora, per il momento, ricordiamoci che devo fare queste qua. Questa va bene, ma siamo pieni. Questo devo premerlo e adesso aspettiamo. Questo devo premere, queste sono munizioni. Ragazzi, io penso che ho fatto tutto, non vedo altro. Purtroppo nella mappa non mi dice un cazzo. Vabbè. Ci siamo? Vai. Perfetto. La squadra operativa è nella stazione abbandonata a nord della tua posizione, William. Ti accoglieranno quando arriverai lì. Sì, adesso mi ricordo che qua arriva un sacco di gente. Siccome devo fare quell'alchiment che devo usare due armi, la vorrei provare a usarla. Dove devo andare? Sento ma non vedo. Com'era? Allora, dove devo andare? Dice che devo andare tranquillamente di là. Fatemi vedere. Eccola qua, vedete? Ok, vai. Questo è proprio più tosto, Fatto scegliere proprio più tosto. Allora. Non l'ho ucciso con due armi, logicamente. Perché ho solo quelle lì di munizioni. Ok, adesso vediamo se riesco a prendere delle altre. Ce l'ho fatta. E questa siamo a posto. Purtroppo ho scelto il nemico più duro per fare sta cacata. Ok, questo si può fare senza problemi. Andata. Vediamo se c'è qualcun altro. Adesso arriverà quello tosto, vedo, vero? Oh, mi ha fatto cacare in mano. Porca miseria, ragazzi, scusatemi tanto. Mi sono proprio cacato in mano. Non ce la facevo più. Allora, qui si può caricare.
Ok, mamma mia. Porca vacca, mi sono proprio letteralmente cagato in mano. Vediamo chi c'è. Dove siete? Dove siete? Fatevi vedere. C'è qualcuno che ha tirato qualcosa qui, vero? Vediamo un po'. Ok, prendi questo, grazie. Ok, voglio vedere esattamente sto cazzo di cosa, quanto me la sta contando, perché insomma 6 su 10, mi va bene così. Adesso vorrei prendere un attimo questo. C'ho le mosche, le zanzare, c'ho tutto qua oggi. Allora, vediamo. Oh, salve. Ok, scusi lei. No. Oh, finalmente. Ok, abbiamo preso tutto, possiamo andare con pace e tranquillità, vero? Questo poi lo farò, adesso mi mancano 4. Così sblocco un altro po' di cose e sono a postolo. Andiamo con calma, tanto comunque qui c'è la gente, arriva. Mi sono cacato in mano prima, madonna, un colpo assurdo. Lo sono trovato lì, non me l'aspettavo, quindi sì, insomma. E qui non mi fai andare? E io come esco da lì? Ah, giusto che si è aperta una porta qua. Che qui è chiusa. Qui c'ho il medikit e una bomba. Ok. Qui arrivava qualcuno. Però forse l'ho ucciso. È stato più bravo della scorsa Trident. È stato più di un anno. Quando... ok. Ok. Andiamo. Ok, io sono abbastanza contento. Andiamo. Io mi ricarico intanto che lui viene. Non lo vedo, eccolo. Perfetto. Beh, è andata meglio di quello che pensassi, Sì, adesso ovviamente ne esce un altro, però. Ok, intanto mi ricarico. Ecco qua. Eccolo qui. Perfetto, ottimo. Andiamo ancora. Vediamo se ci riesco. Adesso non so quanti ne escono effettivamente, però insomma, a meno che non... Eccole, uno qua. Sì, questo è facile, non è che mi arriva uno da qua, no, Scusa, scusa, scusa. Non ho ben capito cosa vuoi te. Non ho ben capito tutti quanti cosa volete. Mamma mia. Ok, questo sembra essere andato. Dove cazzo sei? Ho fatto la cacata. Scusatemi. Ho fatto la cacatona. Ok, vai. Sta ricaricando. Perfetto. Ok, shh, silenzio. Ok, dai bastardo, non ti riparare di dietro. Eccoti qua. Perfetto. Altri? Bastardi. Bellissimo. Ok, non dovrebbe esserci più nessuno, Ah, ho preso uno nuovo. Mi va bene, non che dica qualcosa. Sto prendendo in continuazione per prendere l'armatura. Accidenti, accidentasso. Ok, sono contento. Dai, abbiamo preso un sacco di cosce. Basta! Mi stai prendendo in continuazione. Che cosa c'è? Munizioni, mi fanno comodo. Ok, munizioni, va bene. Questo fuori anche questi, quindi mi va bene benissimo. Allora, non ho trovato quello che dicevo. La cosa mi irrita. Allora, per adesso questo lo mettiamo qua, perché ho bisogno di correre. Bisogna di correre e vedere qua, perché questo mi interessa. Vedete che adesso è aperto qui. Voglio vedere se effettivamente qualcosa c'è. Perché è impossibile che sto cazzo di coso non l'abbia trovato. Questo potenziamento di energia mi rode proprio, lo sapete, non averlo trovato. E però qui si finisce la zona. Va bene, faccio un giro off camera e ci vediamo dopo. Allora, niente ragazzi, non l'ho trovato. Purtroppo, ho guardato i vecchi video che avevo fatto. L'unica cosa che mi viene da presumere è che era dove c'era il livello dell'acqua che ho alzato, perché mi sembra di aver visto una cassaforte, però pazienza, non ce l'ho fatta a prenderlo, mi dispiace. Va bene, andiamo pure all'obiettivo e poi ci salutiamo, visto che ho fatto un video veramente lunghissimo, scusatemi tanto, non volevo, ma mi è scappato. Ok, di qua, ci arrivo anche di qua. Perfetto, ok. We'll be right back.
Sei uscito pulito? Ti seguono. No. No? Che vuol dire no? Sì. Ho un amico che fa le consegne alle basi navali. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Spediscono i siluri a tutti i sottomarini nazisti in Europa. Nasconditi all'interno del silurio. Horst lo infiltrerà nel deposito principale. E ti risveglierai per colazione a bordo di un sottomarino. Recuperato un sottomarino, ci porterà al rifugio di Seth. Se i marinai creano problemi... Bang, bang, e via. Forza, amico! Io fotto il maiale. Tu tienilo per le orecchie. Ok, corra, Johnny. Entra nel siluro. Arrivato sul sottomarino, collega questo aggeggio alla sala comunicazioni e rilascia la boa antenna. Ci serve il contatto radio. Nel buio i sogni sembrano svanire. Fuori dalla mia portata. Per ora mi manca la luce. Bene ragazzi, ha salvato, siamo a posto così, diciamo che per questo video è tutto, così noi ci vediamo al prossimo video e cerchiamo di vedere un po' se siamo a bordo di questo sottomarino, vediamo di cosa fare. Va bene ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate, e poi da subito, ciao ciao!